Benvenuti a questo nuovo progetto della famiglia francescana secolare della Campania. E vuole essere un contenitore di cultura francescana attraverso il quale raccontiamo la nostra fraternità, raccontiamo i progetti regionali, ma vogliamo raccontare anche l'esperienza delle fraternità locali con le loro attività, i loro impegni, le loro attività di apostolato. Per raccontare un po' di cultura francescana, per raccontare la nostra vita, per far vedere come l'Ordine Francescano Secolare della Campania rende presente il carisma del Padre San Francesco nel nostro territorio. E vorremmo rendere presente il messaggio di Francesco di Assisi nel mondo di oggi. Comincia da Serino, dal convento di San Francesco, eretto nel 1612, il nostro viaggio sulle orme di Francesco. Con me c'è Padre Luigi, che è assistente spirituale dell'Ordine Francescano Secolare della Campania. E con Padre Luigi approfondiamo un po' che cos'è la cultura, la spiritualità francescana. La spiritualità francescana è un vivere la vita nello spirito secondo lo stile francescano. E qual è lo stile francescano? È vivere la semplicità, la condivisione, la vita fraterna, la vita vissuta insieme, la vita quotidiana, come Gesù ha fatto con gli apostoli. E questa spiritualità francescana viene vissuta con il fratello, cioè stare l'uno accanto all'altro. Papa Francesco ha detto che la speranza del povero non sarà mai delusa, riprendendo le parole del Salmo. I francescani come operano, come intervengono con questa forma così emarginante rispetto alla società Sì, può odierna? sembrare un paradosso, ma la povertà è una dimensione molto cara a Francesco d'Assisi. In realtà, per Francesco, la povertà è una via privilegiata per raggiungere il Signore. Anche se noi oggi vediamo il povero come un estromesso, un emarginato appunto dalla vita sociale, Papa Francesco, ma anche San Francesco, ci aiuta a vedere nel povero il prediletto di Dio Ma e di. il povero può essere solamente considerato il povero di beni materiali? Forse ci sono povertà più forti, più pregnanti, o no? Certo, come dici, ci sono delle povertà molto forti che prima di essere quelle esteriori sono soprattutto quelle interiori e vediamo che oggi il mondo vive appunto delle povertà interiori intese come la depressione, l'isolamento, il chiudersi in se stessi, la solitudine. E quindi queste sono povertà che se non vengono condivise, cioè se queste povertà non vengono tirate fuori e aiutate, possono diventare davvero molto pericolose per l'uomo di questa società. Sono Chiara della Fraternità Gifrati Brasiliano. Anche quest'anno, come tutti gli anni, abbiamo partecipato all'esperienza che ci viene proposta dalla Fraternità Regionale di Mani Tese Verso il Mondo. Allora, Mani Tese Verso il Mondo è un progetto che ci viene proposto dalla Fraternità Regionale of Segifra, in cui noi come giovani francescani e terziari francescani appunto facciamo visita ai diversi istituti carcerari della regione. E per fare che cosa? Per dare un po', diciamo, di sostegno ai detenuti, soprattutto nei periodi forti dell'anno, cioè nell'Avvento e in Quaresima. L'auspicio, diciamo, di questo progetto è quello che le fraternità si possano organizzare autonomamente per proseguire il progetto durante tutto l'anno. Con la mia fraternità oggi eravamo al carcere di Bellinzirpino e abbiamo fatto visita ai carcerati qui con la celebrazione eucaristica, grazie alla collaborazione di Don Cristian il cappellano. Purtroppo, essendo anche un carcere di massima sicurezza, non c'è troppa possibilità di avere, diciamo, di avere un confronto con i detenuti, oppure raccontarci le nostre esperienze, oppure le loro esperienze. Quindi, diciamo, la condivisione è quella della celebrazione eucaristica. Ma quale cosa maggiore e più bella rispetto
rispetto all'avvicinarsi appunto dell'Avvento e del Natale. Quindi niente, ringrazio i responsabili regionali per aver ancora una volta organizzato questa esperienza, con l'auspicio che le fraternità possano organizzarsi durante tutto l'anno. Caratteristica del francescano è anche quella del servire, di mettersi a disposizione del prossimo. Certo, perché con l'avvento di Gesù e l'avvento del cristianesimo, Gesù ha trasformato totalmente il modo di pensare del servire, come poi ha fatto anche Francesco d'Assisi. Perché se prima il servizio era una dipendenza, magari anche una sottomissione, Gesù e San Francesco ci insegnano che servire è innanzitutto aprirsi all'altro, quindi dimenticare se stesso e andare verso il prossimo. Ecco, ma il servizio ha anche una dimensione che si può riportare oppure ricondurre a quello che è l'attesa e anche l'ascolto. Sì, certo, nel servizio è duplice, si dà e si riceve. Ovviamente una persona che serve deve essere aperta all'ascolto per capire i bisogni dell'altro e in un certo qual modo poi scattare e passare alla fase del servizio. Questa giornata è stato scelto dal Consiglio regionale dell'OFS sul tema della corresponsabilità e condivisione nel servizio. Ovviamente è un tema che può interessare altri ambiti oltre quello proprio dell'OFS, perché nella nostra vita ci troviamo sempre ad affrontare dei compiti che vanno affrontati con corresponsabilità e condivisione. E i tre aspetti che sono stati messi in evidenza sono quello primario della necessità, quindi la corresponsabilità e condivisione come una risposta delle necessità concrete che si presentano. Poi passare a un livello più profondo, quello antropologico, e quindi come manifestazione dello spessore umano, capace di solidarietà, di partecipazione, di sussidiarietà. Per arrivare poi al terzo livello, quello della fede, dove corresponsabilità e condivisione diventano una verifica della nostra fede, che non è una fede individualista, ma è una fede da popolo di Dio, quindi chiamato alla salvezza non individualmente, ma insieme agli altri fratelli. Questo tema ovviamente è in sintonia con lo spirito francescano dell'umiltà e della minorità, che sono imprescindibili per poter legare le persone fra di loro. Sul tema che abbiamo trattato e con il quale ci siamo incontrati oggi, dopo l'introduzione generale, dei principi generali che ha fatto Padre Alfredo, noi ci siamo soffermati su alcuni aspetti particolari della vita di fraternità, partendo dai principi che la regola e le costituzioni ci indicano. In particolare abbiamo sottolineato come nell'ambito della fraternità ognuno di noi è responsabile per il fratello, si deve prendere cura del fratello, deve custodire il fratello indipendentemente da quello che sia il proprio incarico temporaneo che la fraternità gli affida. Dopo questa premessa generale abbiamo affrontato alcuni aspetti particolari della responsabilità e della corresponsabilità, partendo proprio dall'azione del Consiglio. Abbiamo sottolineato come ci deve essere il senso di corresponsabilità e di condivisione, innanzitutto all'interno del Consiglio stesso, dove il Ministro non è cosa separata dal Consiglio, ma il Consiglio insieme al Ministro guidano ed animano la fraternità. Ovviamente questa unità di intenti, se è vera, si applica poi anche ai rapporti con tutta la fraternità, che risente di questo senso di condivisione e che partecipa insieme al Consiglio della vita della fraternità tutta. La vita di un francescano è anche scandita dalla preghiera. Quanto è importante per un francescano e un cristiano il colloquio con Dio? Hai detto bene, perché prima di tutto per un cristiano la preghiera è fondamentale e viene definita dalla tradizione della Chiesa respiratio amoris, cioè respirazione d'amore. Il cristiano che non prega potremmo dire che essenzialmente è un uomo morto, e il francescano sulla scia di Francesco e di Gesù. Francesco è stato un uomo di preghiera, un uomo fatto preghiera vivente, è riuscito proprio ad incarnare nella preghiera una relazione d'amore con il suo Signore, quindi un uomo che non prega in realtà, in sintesi, non si relaziona a Dio, perché la preghiera è relazione.
E diciamo, il compito della preghiera è affidato anche alle Clarisse, sì, al secondo ordine francescano. Sì, le claustrali hanno un compito importante nella storia della Chiesa. La loro preghiera orante, incessante, è una preghiera contemplativa, cioè che si innalza orante in continuazione a Dio, ci mette insieme in comunione, e questo ci fa capire anche la comunione reciproca vitale tra il primo ordine, cioè i frati, il secondo ordine, che sono appunto le clarisse, e il terzo ordine, che sono i laici come voi. E quindi la preghiera di tutta la fraternità francescana, di tutti gli ordini francescani, c'è stata il 30 novembre in tutti i monasteri della Campania, giusto? Sì. Il 30 novembre c'è stato il consueto appuntamento dell'Ordine Francescano Secolare presso i monasteri delle Clarisse nella regione Campania, che sta proprio a significare questa unione con le nostre sorelle del secondo ordine, ma anche per comprendere che la loro preghiera è di vitale importanza nella storia della Chiesa. Siamo qui nel convento di Pignataro Maggiore del monastero di Santa Croce, in questo momento in cui si avvia l'Avvento, un momento forte per la Chiesa. E siamo con Suor Chiara Rosaria, madre di questo monastero, alla quale chiediamo come vive la Chiesa questo momento forte dell'Avvento. Allora, la Chiesa vive questo momento forte dell'Avvento con due prospettive. Uno certamente è quello anche di fare la memoria della nascita di Gesù, ma e soprattutto, e questo spesso ce lo dimentichiamo, l'attesa del ritorno del Signore. Quindi l'Avvento è qualcosa di molto più grande del rievocare semplicemente la nascita di Gesù. Ma è importante anche ricordare che il Signore è venuto appunto nell'esperienza di Betlemme nella carne, e quindi significa che come è venuto, Lui di certo verrà, e l'Avvento ci serve proprio per avere questa disposizione del cuore ad attendere il suo ritorno. Il Signore è venuto, viene costantemente nella liturgia, nei sacramenti, e verrà, e quindi ci disponiamo come cristiani a vivere questo tempo di conversione soprattutto alla gioia, perché il sapere che il Signore c'è accanto a noi è motivo di grande festa e di grande gioia. Suor madre, Suor Chiara Rosaria, diciamo questo momento forte dell'Avvento, però molto probabilmente, ed è certo, che le persone vengono anche distratte, perché tempo d'Avvento, tempo di Natale, però molte persone vengono distratte appunto da questo momento natalizio di festa. Ma il mondo cristiano realmente come vive l'Avvento? Allora, certamente si sta riscoprendo, anche grazie all'impegno di tanti cristiani, anche di tanti sacerdoti, di tante realtà ecclesiali, che stanno riscoprendo per prime ciò che veramente l'Avvento è, anche questo senso reale dell'attesa del Signore. Ma tante volte, purtroppo, la mondanità, quella che chiama anche Papa Francesco la mondanità spirituale, porta i cristiani a ragionare nella stessa logica del mondo, e quindi molte delle domeniche di Avvento anche per i cristiani non sono trascorse nella celebrazione dell'Eucaristia, nello stringersi nella comunità ecclesiale, nel prepararsi all'arrivo del Signore, ma sono vissute nei centri commerciali a fare acquisti e spese. E quindi certamente anche per tanti cristiani il Natale non ha il gusto e il sapore vero, ma è una speculazione, un commercio, un così. E questo veramente ci serve anche per ravvederci, perché certamente se il Natale, anche i cristiani lo riducono solamente ai panettoni, all'albero di Natale, è chiaro che poi questa gioia promessa non c'è, perché finito il panettone, finito le luci, finisce anche la festa. Mentre invece noi sappiamo che la nostra festa è il Signore. Il Signore, come dicevo prima, e questo ce lo dobbiamo imprimere nella mente, è venuto, viene e verrà. Suor Rosaria, l'augurio per il Natale, per l'Avvento che parte dal monastero Santa Croce e raggiunge i nostri telespettatori. L'augurio è molto semplice, è che ciascuno di noi, soprattutto i terziari francescani, che sono custodi
di un modo particolarissimo di Francesco, di voler vedere anche con gli occhi della carne il mistero del Natale, possa essere anche per noi un'esperienza viva del Signore, non una religiosità vaga, ma un'esperienza viva, per renderci conto che quel bambino che contempliamo a Natale è veramente Dio con noi. E quindi se quel bambino non ha avuto paura di diventare uomo per condividere la nostra condizione umana, neanche noi dobbiamo essere impauriti dall'essere veramente umani. E questo è l'augurio più bello, che veramente questo Natale possa farci vivere nella fraternità, nell'amore e nella carità reciproca. Rinnovati i consigli dell'Ordine Francescano Secolare e delle Fraternità di Angri, ministro Maria Paola Durante. Di Caiazzo, ministro Amalia Faraone. Di Curti, ministro Maria Grazia Mastroianni. Di Napoli Capodichino, ministro Alessandro Lobello. Di Vico Equense e Ticciano, ministro Lucia Coppola. Di Vulturara, ministro Rosetta Scagnelli. Di Scafati Bagni, ministro Dario Pinazzi. Di Santa Maria Capuaveco, ministro Anna D'Angelo. Di Aversa, ministro Antonio Scalzone. Il 16 dicembre, al convento dei Frati Cappuccini di Nola, è stato celebrato il 13° anniversario della fondazione dell'Ordine Francescano Secolare della Campania.